è la prima giornata del gruppo C di Europa League e Ludogorets Roma. Pallone che arriva a Kaulì, Kaulì, limite, Kaulì, troppo spazio, Kaulì! Ludogorets in vantaggio. Pellegrini ci arriva, il suo cross, Shomurodov! Arriva il pareggio a 5 dalla fine. Tepetei, Rick. La rimette Rick, possibilità per il Ludogorets che torna in vantaggio. 2-1. Vince Ludogorets, è un esordio amaro. Questo è lo spettacolo dello Stadio Olimpico. Il saluto da Riccardo Gentile e Giancarlo Marotti. Inizio per mettere dentro le finte di Spinazzola. Buon lavoro. Destro a cercare Pellegrini. Fuori. Dybala! Primo pallone toccato. La Roma passa in vantaggio. Il suo avversario, Zaniolo. Bella la finta. Entra in area di rigore. La mette Pellegrini. Colpetto. 2-0. Spinazzola. Zaniolo. Cerca il tocco per Belotti, il gallo, la prima gioia da romanista. Finisce 3-0 per la Roma, aveva un obiettivo la squadra di Mourinho, vincere la prima in Europa League. Olimpico ancora una volta tutto esaurito, sono le spinte per aiutare la Roma contro l'avversario più duro della prima fase, il Betis di Manuel Pellegrini. Credo ci sono dubbi. Chiude la review e indica il dischetto. Parte Dybala che spiazza Claudio Bravo, porta la Roma in vantaggio. Ancora la possibile conclusione, se la porta sul destro, poi sul sinistro, Luis Enrique e Mancino. Tiro da fuori di Rodriguez che trova l'angolino, ha pareggiato il Betis. Affondando contro Zaleski, mette un cross interessante di testa. Luis Enrique scavalca Rui Patricio, un gol incredibile. Non c'è più tempo. Il Betis vince all'Olimpico con il gol a 2 dal 90esimo di Luis Enrique di testa. A caccia del primo posto nel girone. Qui per un fantastico Betis Siviglia Roma. Canales gli viene incontro a fine, prova Canales! Con deviazione! Il Betis in vantaggio. Abraham per Belotti. Camara, Belotti! Se finisce così, finisce 1-1 tra Betis e Roma. Alla Bolt Arena di Helsinki, Helsinki-Roma. Buonasera da Fabio Caressa e Lorenzo Minotti. Cerca Abraham, Tammy, Abraham, 1-0. Aboubakari, la palla scorre e c'è il pareggio di Parpari Metemae. 1-1, Sharawi, destro, Tammy, Abraham, e l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia. A battere il Ludogorets per continuare il viaggio in Europa League. Amici di Sky, benvenuti a Roma, benvenuti all'Olimpico. È Roma-Ludogorets, l'ultima del girone. Riprova il Ludogorets, lo scatto imprendibile, diventa il destro, che gol! Che gol, il Ludogorets passa in vantaggio. Abraham, petto, Zaniolo, contatto, calcio di rigore. Fischia l'arbitro, la rincorsa, Pellegrini, spiazza Pat, ha pareggiato la Roma. O meno Naresi, anzi Zaniolo, fino in fondo Zaniolo. Segna il gol del 3-1 per l'arbitro. E allora 3-1 per la Roma che batte il Ludogorets. L'obiettivo era quello, vincere la partita. Qui a Salisburgo, in un fantastico Red Bull Salzburg contro Roma. Lo vince il cross, Coita non ci arriva, alle sue spalle però. Arriva Capaldo e di testa l'argentino porta in vantaggio il Salisburgo. E finisce così, finisce con il Salisburgo che vince 1-0, decide il gol di Capaldo proprio nel finale. Amici di Sky, benvenuti all'Olimpico, si gioca il ritorno del playoff di Europa League, Roma-Salisburgo. Il saluto da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Allunga il passo Spinazzola, un altro passo, Spinazzola fino in fondo, e il gallo! Il gallo Belotti, è il vantaggio della Roma! Splendida palla di Pellegrini per Spinazzola, Dybala! Per il raddoppio al volo, Paolo Dybala, secondo assist di serata di Spinazzola. Non c'è più tempo, passa la Roma.
vince 2-0 dopo aver perso 1-0 una settimana fa in Austria. L'andata degli ottavi dell'Europa League e Roma contro Real Sociedad. Accelera, si muove davanti Tammy Abraham, arriva al supporto di Pellegrini con El Shaarawy, la finta di Abraham, il cross, El Shaarawy mette dentro, la Roma in vantaggio come al solito, letale in contropiede con Abraham e El Shaarawy. Palla col sinistro per Kumbulla che arriva e mette dentro il gol del raddoppio. Una grande Roma batte la Real Sociedad 2-0, i gol di El Shaarawy e Kumbulla. Servirà la Roma di 7 giorni fa, anche stasera è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Real Sociedad, Roma. Bravi ancora Oyarzabal, possibilità per la Real Sociedad, il sinistro. Parte il cross di Paolo Dybala, palla che spunta, Smalling, il tocco decisivo, il vantaggio della Roma. Gol non è buono. L'ultimo tocco è stato con la mano di Smalling. Finisce alla Noeta, passa la Roma ai quarti di finale di Europa League. Dalla finale di Conference a Tirana ai quarti di Europa League, 317 giorni dopo, ancora una volta, è Feyenoord Roma, indica il dischetto l'arbitro. Mano. Parte Pellegrini, palo! Fino in fondo Idrissi, sinistro al centro, al volo col destro Biffer! Il vantaggio del Feyenoord, ha segnato Biffer! 8 minuti della ripresa, vince 1-0 la squadra di Slot, decide il gol di Biffer! È la notte di Roma Feyenoord, i giallorossi devono ribaltare lo sfortunato 0-1 di Rotterdam, ci proveranno con 67.000 giocatori in più. Zaleski cerca Belotti, palla che filtra in area di rigore, nel cuore dell'area di rigore, tanta confusione, arriva anche Cristante, poi la conclusione di Spinazzola che porta la Roma in vantaggio al 60esimo, pallone sporco in area, Spinazzola. Maschi al suo sinistro, si depila, mette il cross dentro, poi Shaw di testa, ha pareggiato il Feyenoord. Palla buona per El Shaarawy, Pellegrini, il tocco di prima, il pallone lì, la conclusione in porta di Dybala, è lui a portare la Roma fuori dai guai, Paolo Dybala, ancora un lampo. Pellegrini lo cerca, lo trova, Abraham, palla dentro, arriva El Shaarawy, grandissima azione, grandissima azione. Palla corta, letta benissimo dai Bagnes che si lancia in avanti, si muove Abraham, Abraham si allarga, arriva Dybala, Dybala dentro per Abraham, Abraham la parata e poi Pellegrini, ma c'è fuori gioco, c'è la bandierina su. E il gol buono, Pellegrini ha segnato ancora la Roma, 2 volte nei supplementari. Finita la Roma in semifinale, giocherà col Bayer Leverkusen, terza semifinale consecutiva in Europa. Non vince dal 20 aprile, proprio dall'ultima notte di Coppa, dal 4-1 al Feyenoord. Servirà quella Roma stasera e tra 7 giorni in Germania per continuare a sognare Budapest. Sponda di Abraham, arriva Bove, molto bravo. Bove va via, Bove grande giocata. Bove per Abraham, si gira Abraham, Radetzky, Bove! Bove! Edoardo Bove! Dalle giovanili! Vince la Roma 1-0, decide un figlio di Roma, Edoardo Bove. Dalla Bay Arena di Leverkusen. Bayer Leverkusen Roma. Tra la mette giù, Pellegrini si insinua. Pellegrini con il destro! Demirbay, gol sinistro, Asmun, lui Patricio, sponsor delle Leverkusen a D, il sinistro, deviato, la palla lì, sul fondo, è finita, la Roma resiste, col buscino dei samurai, con il coraggio delle giornate importanti, Mourinho porta ancora la squadra in finale, seconda finale europea per la Roma, al termine di una partita di sofferenza incredibile.